Bentornati a questa nuova puntata di Lettura Dantis. Come sapete, leggiamo oggi il sedicesimo del Paradiso e, com'è il nostro solito, leggiamo tutto di seguito, poi riprendiamo spiegando ogni cosa. A un certo punto facciamo una pausa di 5 minuti, durante la quale vi prego di inviarmi, se ne avete, i vostri dubbi. Rispondo se ce la faccio e poi riprendiamo la spiegazione, alla fine leggiamo tutto di nuovo. Lo spiego, lo so che molti di voi questa cosa l'hanno sentita più volte, ma siccome in questi primi incontri della seconda metà dell'anno di solito si aggiunge della gente nuova, mi piace insomma chiarire queste cose appunto per chi non è avvezzo. Allora, leggiamo il canto. O poca nostra nobiltà di sangue, se gloriar di te la gente fai qua giù, dove l'affetto nostro langue, mirabil cosa non mi sarà mai, che là dove appetito non si torce, dico nel cielo, io me ne gloriai. Ben setto un manto che tosto raccorce, sicché se non s'appondi di in die, lo tempo va d'intorno con le force. Dal voi che prima a Roma sofferie, in che la sua famiglia men persevra, ricominciaron le parole mie. Onde Beatrice, che era un poco scevra, ridendo parve quella che tossio al primo fallo scritto di Ginevra. Io cominciai, voi siete il padre mio, voi mi date a parlar tutta baldezza, voi mi levate sì, chi son più ch'io. Per tanti rivi sempre d'allegrezza la mente mia, che di sé fa letizia, perché può sostenere che non si spezza. Ditemi dunque, cara mia primizia, quai fuor li vostri antichi e quai fuor gli anni che si segnaro in vostra puerizia. Ditemi dell'ovil di San Giovanni quant'era allora e chi era le genti tra esso degne di più alti scanni. Come s'avviva allo spirar di venti carboni in fiamma, così vid'io quella luce risplendere i miei blandimenti. E come agli occhi miei si fe più bella, così con voce più dolce e soave, ma non con questa moderna favella, dissemi, da quel dì che fu detto ave, al parto in che mia madre, che è ursanta, s'alleviò di me ond'era grave, al suo leon 550 e 30 fiate venne questo fuoco a rinfiammarsi sotto la sua pianta. Gli antichi miei e io nacqui nel loco dove si trova pria l'ultimo sesto da quei che corri il vostro annual gioco. Basti di me i maggiori udirne questo. Chi ei si fossere onde venner quivi più etacer che ragionare onesto. Tutti coloro che a quei tempo erano ivi di portare arme tra Marte e il Battista erano il quinto di quei pur son vivi. Ma la cittadinanza che urmista di campi di Certaldo e di Feghine pura vediessi nell'ultimo artista. O quanto fora meglio esser vicine quelle genti ch'io dico e al Galluzzo e a Trespiano aver vostro confine che averle dentro sostener lo puzzo del villan d'Aguglion, di quei da Signa, che giù già per barattare all'occhio aguzzo. Se la gente che al mondo più traligna non fosse stata a Cesare Noverca, ma come madre a suo figlio Benigna, tal fatto è fiorentino e cambia e merca che si sarebbe volto a Simifonti, laddove andava l'avolo alla cerca. Sariesi Montemurlo ancor dei conti, sariano i cerchi nel piover d'Acone e forse in Val di Grieve, il Bon del Monti. Sempre la confusione delle persone, principio fu del mal della cittade, come del vostro il cibo che s'appone. E cieco toro più avaccio cade che cieco agnello e molte volte taglia, più è meglio una che le cinque spade. Se tu riguardi luni or bisaglia, come sonite, come se ne vanno di retro ad esse chiusi e si nigaglia, udir come le schiatte si disfanno, non ti parrà nova cosa né forte, poscia che le cittadi termine hanno. Le vostre cose tutte hanno lor morte, sì come voi,
ma c'è la sin alcuna che dura molto e le vite son corte. E come il volger del ciel della luna cuopre e discuopre i liti senza posa, così fa di Fiorenza la fortuna. Perché non deve parer mirabil cosa ciò che io dirò degli alti fiorentini, onde la fama nel tempo nascosa. Io vidi gli Ughi e vidi Catellini, Filippi, Greci, Ormanni e Alberichi, già nel calare illustri cittadini. E vidi così grandi come antichi, con quel della Sanella, quel dell'Arca, e soldanieri, ardinghi e bostichi. Sovra la porta che al presente è carca di nova fellonia di tanto peso che tosto fia iattura della barca, erano i Ravignani, onde è disceso il conte Guido e qualunque del nome dell'alto Bellincione a poscia preso. Quel della pressa sapeva già come reggersi vuole e aveva Galligaio dorato in casa sua già l'elsa e il pome. Grand'era già la colonna del vaio, sacchetti, giuochi, fifanti e varucci e galli e quei che arrossan per lo staio. Lo ceppo di che nacquero i calfucci era già grande e già eran tratti alle curule sizii, a rigucci. Oh, quali io vidi quei che son disfatti per lor superbia e le palle d'oro fiorian Fiorenza in tutti i suoi gran fatti. Così faciero i padri di coloro che sempre che la vostra chiesa vaca si fanno grassi stando a consistoro. L'oltracotata schiatta che si indraca dietro a chi fugge e a chi mostra il dente over la borsa come agnel si placa, già venia summa di picciola gente, sì che non piacque ad Ubertin Donato che poi il suocero, il felor parente. Già era il caponsacco nel mercato, disceso giù da Fiesole, già era, buon cittadino, Giuda e infangato. Io dirò cosa incredibile e vera. Nel picciol cerchio s'entrava per porta che si nomava da quei della pera. Ciascun che della bella insegna porta del gran barone, il cui nome il cui pregio la festa di Tommaso riconforta, da esso ebbe milizia e privilegio, avvegna che col popolo si rauni oggi colui che la fascia vuol fregio. Già erano Gualterotti e importuni, e ancor saria borgo più quieto se di nuovi vicini fosser digiuni. La casa di che nacque il vostro fleto, per lo giusto disdegno che va morti e pose fine al vostro viver lieto, era onorata essa e i suoi consorti. O buon del monte, quanto mal fuggiste le nozze sue per l'altrui conforti. Molti sarebbero lieti che son tristi se Dio t'avesse conceduto ad Ema la prima volta che a città venisti. Ma conveniesi a quella pietra scema che guarda il ponte che Fiorenza fesse vittima nella sua pace postrema. Con queste genti e con altre con esse, vidi io Fiorenza in sì fatto riposo che non avea cagione onde piangesse. Con queste genti vidi io glorioso e giusto il popol suo, tanto che il giglio non era d'asta mai posto a ritroso, né per division fatto vermiglio. Dunque, come abbiamo commentato, questo è il secondo canto, quello del mezzo, fra i tre canti cosiddetti di Cacciaguida, che segue quello bellissimo che abbiamo letto la settimana scorsa, dove questo trisavolo di Dante fa l'elogio della Firenze antica che viveva ancora serena, sobria, in ordine, onesta. E in questo canto invece Dante per la prima volta reagirà a questo racconto del suo trisavolo Cacciaguida e farà ben quattro domande, le cui risposte occupano appunto la maggior parte del canto. Vi ricordate che tra le cose che aveva raccontato Cacciaguida per dire la sua vita era che era stato armato cavaliere da Corrado per il suo bene ovrar, quindi a causa delle sue buone opere,
e che poi era morto in mano dei saraceni e dal martirio era arrivato senza scali purgatoriali a questa pace. Scusate, mi sono distratto un attimo perché qualcuno domanda a che epoca si riferisce con Firenze antica. Questo lo domanderà Dante proprio ora, quindi ora ci dirà appunto il Cacciaguidi in risposta a questa domanda. Come al solito il Dante Pellegrino, diciamo sì, immedesima in noi, domanda le cose di cui noi abbiamo bisogno. Allora, un attimo, arriviamo. Allora, il Dante poeta, prima di continuare la sua narrazione, fa una, diciamo, digressione per ricordare un minimo evento, diciamo, di cui lui stesso fu protagonista nell'occasione, e per esclamare all'inizio del canto: «O poca nostra nobiltà di sangue, se gloriar di te la gente fai qua giù, dove l'affetto nostro langue, mirabil cosa non mi sarà mai, che là dove appetito non si torce, dico nel cielo, io me ne gloriai». Allora, qual è l'osservazione di Dante? Cioè, consapevole che la nobiltà di sangue è poca, cioè scarsa, perché, come dirà poi nel terzetto successivo, se gli individui con le loro buone azioni non aggiungono nobiltà d'animo, la nobiltà, diciamo, della stirpe decade. E allora Dante si rivolge, dando del tu, diciamo, alla nobiltà del sangue, osservando che non si meraviglierà mai. Cioè non gli sarà mai mirabil cosa, come si dice al verso quarto, se la gente qua giù in terra, dove lo scrittore sta scrivendo, si gloria di questa nobiltà di sangue. Giacché se nel mondo dove l'affetto nostro langue, cioè dove l'amore di carità, l'affetto giusto per Dio, languisce, diminuisce, come nel mondo sublunare, e non stupisce che succeda questa cosa nel mondo, giacché là, cioè nel cielo, dove l'appetito non si torce, cioè dove l'affetto va dritto verso il suo vero bene, che è Dio, io, dice Dante, me ne gloriai. Cioè Dante confessa qua che sentendo Cacciaguida che racconta la sua vita, sentì un orgoglio di essere un suo discendente. Ora, su questa confessione che apre il canto ci sono state moltissime discussioni, perché, come abbiamo detto qualche volta, appunto perché durante il poema questa constatazione appare in diversi episodi, ma Dante aveva anche scritto nel Convivio su questa cosa. Il senso di nobiltà, diciamo aristocratico, araldico, quello che dipende dalla famiglia, era stato contestato dai giovani stilnovisti, cui apparteneva lo stesso Dante da giovane, che invece avevano proposto questa soluzione molto più moderna e più democratica, cioè più consona con l'arrivo al potere della borghesia. Secondo cui la nobiltà è la grandezza d'animo, e cioè, come dice Dante nel Convivio, un seme infuso da Dio in ogni individuo in virtù della sua disposizione a riceverla. Ora, scusate, vedo che ci sono dei commenti. Vi chiedo di mandarmi delle cose per favore durante la pausa, così non mi distraggo. Grazie. Allora, nella monarchia, però, cioè nel trattato politico, a questa distinzione tra la tradizionale e non condivisa da Dante nobiltà del sangue
l'idea che Dante difende della nobiltà d'animo che diciamo si può dare in una qualsiasi famiglia, nella monarchia invece il trattato appunto che Dante scrive probabilmente in parallelo con il paradiso, perciò ci interessa particolarmente la posizione di Dante là. Dante ritiene che in Enea, che diciamo come voi sapete è stato molto di recente messo in analogia con il Dante Pellegrino e l'impero che sarebbe derivato da Enea, quindi la Gens Iulia e Augusto, sono diciamo una famiglia miracolosa nella quale coincidono la nobiltà del sangue con la nobiltà d'animo. Quindi, perché dico che queste prime terzine sono state molto discusse? Perché il fatto che Dante come pellegrino si senta qua gloriare della, no, della poca nobiltà di sangue, chiaramente è qualcosa che è dipeso dal discorso che ha appena fatto Cacciaguida. È chiaro che questa è una, diciamo, questo gloriarsi di Dante è un errore che Dante stesso confessa, infatti ora vedremo come agisce, Beatrice in proposito, ma certamente non può essere qualcosa di molto grave, intanto perché Dante è in paradiso, ormai privo delle tendenze peccaminose che ha purgato durante la sua ascensione nel purgatorio. Ma anche perché se fosse una vera colpa, Beatrice, anziché sorridere, come ora vedremo che farà, gli, diciamo, rivolgerebbe un rimprovero forte, vero? Quindi qua Dante sta vedendo con una certa benevolenza, indulgenza, un suo sentimento che dichiara umanissimo. Ora, la discussione è Dante, questo sentimento verso il quale ora prova condiscendenza. Come scrittore, ce l'ha avuto per via della nobiltà del sangue, e cioè perché Cacciaguida, dicendosi cavaliere crociato, gli stava, diciamo, facendo crescere l'aristocrazia della stirpe, o perché, appunto, siccome era stato scelto cavaliere, cioè ordinato cavaliere armato, per via delle sue belle opere, quello che Dante sta sentendo è un orgoglio di aver avuto un antenato così bravo moralmente. Come quando noi, diciamo anche in un modo umano, ma del tutto infondato, ci vantiamo di aver avuto un nonno che era una bravissima persona, o un grande artista, o un politico, diciamo, che ha fatto il bene, no? Allora, è un dibattito, diciamo, come potete capire, ancora aperto, che è legato ad altre discussioni sull'eventuale evoluzione del pensiero politico di Dante da quando ha cominciato a scrivere l'Inferno, fino al momento in cui, diciamo, ultimo della sua vita, in cui sta scrivendo il Paradiso, che è molto complesso, ma che se a qualcuno di voi, diciamo, dovesse interessare, mi può scrivere come al solito e gli potrei consigliare della bibliografia. Va bene? Allora, dopo questa osservazione, nella quale, diciamo, brutalmente sintetizzate, Dante dice in queste parole: non, diciamo, non mi maraviglierò se in terra qualcuno si vanta dei propri antenati, visto che io nel cielo me ne gloriai. Continua nel verso 7 a rivolgersi sempre dando del tu alla nobiltà del sangue, dicendo questo che aveva detto pressappoco con le stesse parole nel convivio. Ben se tu manto che tosto raccorce, cioè è vero che, o nostra nobiltà di sangue, tu sei un manto che si raccorge subito, cioè che perde tessuto, sicché se non s'appondi di indie lo tempo va d'intorno con le force, cioè
va diminuendo il manto in modo che se non si aggiunge da giorno in giorno la nobiltà dell'animo di ogni individuo della stirpe, il tempo va attorno a questo manto con le forbici, ritagliando e diminuendo quindi la nobiltà. E ora spiega in che modo si manifestò in lui come pellegrino questo gloriarsi, del suo antenato. Al verso 10, dal voi che prima Roma sofferie, in che la sua famiglia ben persevra, ricominciaron le parole mie. Allora, Dante, vi ricordate che aveva cominciato col dare del tu al suo antenato? Invece qua, avendo sentito quanto grande fosse stato, passa al voi. E allora dice, del voi che per la prima volta si offerse a Roma, qui Dante sta seguendo una leggenda sbagliata, basata su un passo della Farsalia, secondo cui questo plurale di cortesia si sarebbe dato per la prima volta a Giulio Cesare. Ma indipendentemente dall'errore di Dante, ci interessa questa osservazione che fa immediatamente dopo, in che la sua famiglia men persevra, cioè l'uso del voi a Roma si usa meno di quanto non si usi nel resto d'Italia. Questa è un'osservazione sul romanesco, cioè sul dialetto di Roma, che all'epoca di Dante esisteva ancora. Oggi Roma, forse lo sapete, è la sola città d'Italia a non avere un vero dialetto, bensì una varietà sociolinguistica del toscano, visto che, essendo sede del papato, soprattutto durante il Rinascimento, si contaminò moltissimo di toscano. Ma quando nel De Vulgari Eloquentia Dante fa una sorta di revisione di tutte le lingue che si parlano in Italia e le va scartando come possibili lingue della poesia, effettivamente caratterizza il romanesco come molto rustico. Ma indipendentemente da queste osservazioni linguistiche, che sono comunque molto interessanti, perché anche in questo Dante fu il primo in assoluto, cioè nell'osservare con atteggiamento scientifico la lingua parlata. Era una cosa del tutto inaudita all'epoca. Solo 6 secoli dopo ci sarebbe stato un vero interesse culturale per le lingue della comunicazione quotidiana, no? Quello che è interessante è che Dante qua osserva che il voi, secondo lui, nacque a Roma. E oggi, nell'oggi suo chiaramente del 1300, a Roma lo si usa meno che altrove. Perché ci interessa questo? Perché sta anticipando una tematica che sarà di grande sviluppo nel resto del canto, che riguarda il fatto che tutto l'umano cambia. Tutto quello che è umano è destinato a perire. Anche gli usi linguistici, chiaramente. Allora, Dante ci sta dicendo, con questo voi, che si era usato all'epoca, diciamo, di Giulio Cesare, che oggi a Roma non si usa più, ricominciarono le mie parole. E Beatrice, sentendo questo al verso 13, onde Beatrice, che era un poco scevra, cioè che era un po' in disparte, sorridendo, rassomigliò quella che fece un colpo di tosse, come facciamo anche noi per far notare una cosa che non è del tutto giusta, davanti al primo fallo scritto di Ginevra, cioè di fronte al primo errore, da quello che ci è stato trasmesso dalla letteratura, della regina Ginevra, moglie del re Arturo, che, come sapete, ebbe una storia d'amore con Lancilotto del Lago. Ricorderete molto probabilmente questa storia, grazie al celeberrimo canto quinto dell'Inferno, perché proprio questa storia e addirittura questa stessa scena che è allusa in questa terzina è quella che stavano leggendo Francesca e Paolo quando si baciarono per la prima volta. Ora,
quella che Tossio e Madame di Malehout, che appunto è testimone di questo fallo di Ginevra che sta seducendo appunto Lancilotto, offrendogli un bacio, e che lei, diciamo, fa questa tosse per indicare: guarda che sto vedendo io, che ci sono anch'io. E quindi con questo atteggiamento sorridente, Beatrice fa notare a Dante il suo vano gloriarsi del suo antenato. Perciò io dicevo che se Dante da ora in poi continua a parlare del voi con Cacciaguida è perché l'atteggiamento di Beatrice è stato benevolo, altrimenti lui si sarebbe ravveduto immediatamente. Allora, come parla Dante? Verso 16. Io cominciai: voi siete il padre mio, voi mi date a parlare tutta baldezza, voi mi levate sì chi son più ch'io. Bellissima risposta a quello che Cacciaguida aveva detto a Dante che lui era la radice di Dante, vero? Voi siete mio padre, voi mi date questa grande confidenza a parlare. Vi ricordate che eccezionalmente avevamo notato la settimana scorsa Cacciaguida, nonostante in cielo tutte le anime vedano quello che Dante vuole sapere in Dio, l'aveva invitato a far suonare la sua parola balda e lieta per chiedere quello di cui aveva bisogno. E questo verso 18, bellissimo, un po' misterioso, cioè voi mi innalzate così tanto che io vado al di sopra di me stesso, cioè il fatto di poter rapportarmi con voi, dice Dante, mi fa sentire che sono più che io stesso. È un verso bellissimo legato probabilmente a questo sentimento che uno prova nei confronti degli antenati, cioè quando viene a sapere, vabbè, a Dante straordinariamente è stato dato questo che a noi comuni mortali non è dato, e cioè di da vivo poter conoscere la sua radice, no? Quando noi pensiamo tutte le cose che sono dovute succedere affinché noi nasciamo, no? Pensiamo certo a una situazione molto contrastante con la nobiltà del sangue, che è la nostra situazione argentina, la quantità di viaggi di migranti che si diedero affinché noi nasciamo, vero? Questo sentimento ci fa sentire più che noi stessi, vero? Perché ci fa risalire la nostra esistenza nel mondo a una catena, di generazione che va molto nel nostro passato. E Dante gode così tanto di questo suo rapporto con l'antenato che al verso 19 scrive: per tanti rivi s'empie d'allegrezza la mente mia, cioè attraverso tanti fiumi arriva l'allegria alla mia mente, che di sé fa letizia, cioè gode sorpresa di se stessa la mia mente, per il fatto di poterla tollerare senza farsi sopraffare, senza spezzarsi. Cioè Dante è tanto allegro che si rallegra dell'allegria che sta potendo sentire senza disfarsi. E dopo, diciamo, aver dichiarato questa allegria a Cacciaguida, al verso 22 pone appunto queste quattro domande cui accennavo all'inizio. Ditemi dunque, cara mia primizia. Cioè, ditemi allora, primizia è prima notizia, cioè etimologicamente primavera, primo presagio. E domanda, questo è il vocativo chiaramente, domanda: fai fuori i vostri antichi, cioè chi furono i vostri antenati? Perché Cacciaguida, come ricorderete, ha nominato la catena che lo unisce da lui a Dante. Dante sta domandando: ma prima di voi chi c'era? Prima domanda. La seconda, quella che ha fatto qualcuno di voi poco fa,
Quai fuori gli anni che si segnarono in vostra puerizia, cioè in che epoca nascesti, cioè fu la tua infanzia, cioè questa bellissima Firenze antica che hai descritto, in che anni era? Seconda domanda. La terza arriva adesso, verso 25. Ditemi dell'Ovil di San Giovanni quanto era allora. Cioè quanti abitanti aveva Firenze? Perché vi ricordate che Cacciaguida ha detto nel canto precedente che Firenze era ancora tutta rinchiusa nelle cerchie antiche. E allora Dante evidentemente deduce che c'era una popolazione molto minore rispetto a quella che abita Firenze nel suo presente. Scusate un attimo, mi è venuto un po' freddo, quindi accendo il riscaldamento. Quindi la terza domanda è quella: quanti abitanti aveva Firenze quando tu ci vivevi? E quarta domanda: e chi erano le genti tra esso degne di più alti scanni? Cioè, dentro il bell'ovile di San Giovanni, il modo, diciamo, affettuoso con il quale si riferisce Dante a Firenze in questa occasione. Quali erano le famiglie più altolocate, quelle più degne di essere menzionate? Finite le parole del Dante personaggio, il Dante poeta ci descrive, l'allegria che queste quattro domande, suscitarono in Cacciaguida, verso 28. Come s'avviva allo spirar di venti carboni in fiamma, così vid'io quella luce risplendere ai miei blandimenti. Cioè, così come con il soffiare di venti un carbone che è dentro una fiamma riluce di più, così io vidi che faceva quella luce davanti alle mie parole affettuose. E come agli occhi miei si fe più bella, così con voce più dolce e soave, ma non con questa moderna favella, dissemi. Allora, e nel contempo, mentre si faceva più lucente, più bella la luce nella quale Dante vede Cacciaguida, nello stesso tempo, con una voce più dolce e più soave, ma non in questa favella moderna, cioè non con questa parlata di oggi, del 1300, dice Dante, mi disse. Ora potete immaginare che su questo verso 33 ci sono state moltissime discussioni, cioè come parlò Cacciaguida? Perché di solito, diciamo, Dante come scrittore omogeneizza la lingua di tutti i personaggi che incontra. È vero che la maggior parte di essi sono italiani, ma molti non sono toscani, quindi non parlano lo stesso dialetto che parla lui come pellegrino, alcuni sono personaggi antichi e tuttavia c'è una sorte di, diciamo, omologazione analoga a quella che si fa nei film, in cui magari, diciamo, in un film americano sulla Roma antica, tutti parlano inglese e noi come spettatori accettiamo questa convenzione. Invece in questo momento Dante si sofferma su come Cacciaguida gli rispose. Secondo alcuni rispose in latino, il che non sembra del tutto accettabile perché, vi ricordate, nel canto scorso ecco, ora mi sentite? Sì,
Sì, scusate, non so, ho perso collegamento evidentemente per un attimo. Bene, allora, se tu, stavo dicendo che ci sono diverse ipotesi sulla lingua nella quale parlò Cacciaguida in quel momento e dicevo che il fatto che abbia parlato in latino sembra poco probabile, visto che nel canto scorso parlò in latino e Dante anni dopo trascrisse pure in latino. E secondo altri parlò in una lingua santa, va bene. Io condivido con voi piuttosto la tesi oggi più maggiormente accettata, che è quella secondo cui Cacciaguida parlò nel fiorentino arcaico che Dante attribuisce, diciamo, saggiamente, all'epoca nella quale visse Cacciaguida. Cioè, quello che leggeremo dal verso 33 in poi sarebbe una sorta di traduzione o di aggiornamento che il Dante scrittore del 1300 fece sulla lingua del suo antenato che parlò invece con un fiorentino ormai desueto quando Dante visse. E questo chiarimento eccezionale che fa Dante appunto sulla lingua di un personaggio sembrerebbe di, diciamo, sottolineare ancora una volta la caducità di tutto quello che è umano, di cui si parlerà dopo. Io dico sottolineare perché prima avevo fatto questo commento sull'uso del voi, no? Ma in realtà il topos del tempus fugit, dell'ubi sunt, diciamo, del carattere effimero di tutto quello che è umano, non è ancora stato sviluppato, no? Lo leggeremo nella seconda parte del canto. Allora, che cosa risponde Cacciaguida? Innanzitutto risponde alla seconda domanda, e cioè in che anni visse? Da quel dì che fu detto ave al parto in che mia madre, che è or santa, s'alleviò di me ond'era grave, cioè la quantità di anni si calcolava al tempo di Dante ab incarnazione, cioè dal momento dell'annunciazione e non della nascita di Cristo. E allora da quel giorno in cui fu detto ave, cioè in cui fu l'annunciazione, fino al parto, durante il quale mia madre, dice Cacciaguida, che ha già ricordato la madre che aveva chiamato Maria in alte grida nel parto, vero? Mia madre che è or santa, quindi è in paradiso pure lei, si liberò, si alleviò, no? Si alleggerì di me, di cui era pesante perché era incinta, quindi dall'inizio dell'era cristiana alla data della mia nascita, per dire il numero di anni, al suo León 550 e 30 fiate venne questo fuoco a rinfiammarsi sotto la sua pianta. Cioè, questo fuoco è Marte, il pianeta nel quale si trovano Cacciaguida con gli altri, diciamo, militanti per la fede, Dante e Beatrice. Questo fuoco, cioè Marte, aveva fatto una circonferenza 580 volte, cioè 50 e 30, rinfiammandosi sotto la pianta del segno zodiacale del leone, che è un segno appunto, secondo il convivio, particolarmente affine a Marte. Cioè, da quando era stato annunciato Cristo fino al momento della mia nascita, dice Cacciaguida, Marte aveva fatto 580 giri siderali, e quindi, secondo i calcoli di Alfragano, in cui sono 687 giorni il giro di Marte, Cacciaguida sta dicendo, in un modo un po' complicato, però per i lettori dell'epoca univoco, che nacque nel 1091. Quindi ecco la risposta a quello che qualche collega stava domandando.
Adesso passo a rispondere alla prima domanda, e cioè chi erano i maggiori, gli antenati di Cacciaguida, verso 40. Gli antichi miei e io nacqui nel loco dove si trova Pria, l'ultimo sesto da quei che corre il vostro annual gioco. Cioè Cacciaguida, invece di dare i nomi propri dei suoi antenati, che tra l'altro, come è stato largamente commentato, è probabile che Dante come scrittore non avesse notizie. Lui quello che dice è che nacquero lui e i suoi antenati nella Porta San Pietro, che è quella che prima trova colui che sta correndo il palio di San Giovanni, che si corre da ovest ad est, entrando nell'ultimo quartiere, nell'ultimo sesto. Ora, questa, diciamo, ubicazione del luogo di nascita che sta sostituendo i nomi propri che Dante chiede, indicano per un qualsiasi toscano, non sono fiorentino, che Cacciaguida e i suoi antenati vivevano nel quartiere più antico, quello che oggi, diciamo, dall'inizio del XX secolo si chiama il quartiere degli Alighieri, ma chiaramente in quel momento era appunto il sesto di San Pier Maggiore, che implicava nobiltà di origine, cioè origine antica di Firenze. E siccome Cacciaguida è consapevole che non sta rispondendo esattamente a quello che Dante aveva domandato, che riguardava nomi e cognomi, al verso 43 chiarisce: basti di miei maggiori udirne questo. Chi essi fosser e onde venner quivi, più è tacer che ragionare onesto. Cioè che ti sia sufficiente sapere questo, che vivevamo in quel quartiere antico. Chi fossero loro e da dove venissero, è più elegante, onesto, tacere che parlarne. Perché quel che sta dicendo erano nomi, diciamo, celebri, che implicherebbero un vanto, e quindi Cacciaguida sta probabilmente considerando che, visto che Dante si è già gloriato della nobiltà di sangue solo nel sentire che lui, un suo antenato, non farebbe molto bene a Dante sentire anche chi furono quelli più antichi ancora. Ora passa a rispondere alla terza domanda, cioè quanti erano i fiorentini in quel periodo? E qui si prende un po' più di tempo Cacciaguida per rispondere. Verso 46. Tutti coloro che a quel tempo erano ivi da portare arme tra Marte e il Battista, cioè tutti quelli che erano adulti, cioè che potevano portare armi in quel periodo, tra Marte e il Battista, cioè qui sta nominando attraverso i due padroni, quello antico Marte e quello attuale San Giovanni Battista di Firenze, i limiti sud del Ponte Vecchio, dove appunto c'era questa statua di Marte, e nord dove c'era il Battistero di San Giovanni. Quindi sta dicendo in tutta Firenze, tra Marte e il Battista, quelli che erano adulti erano il quinto di quei che or son vivi, cioè erano la quinta parte di quelli che sono oggi. Calcolo che, secondo gli storici moderni, torna, cioè che la crescita demografica in quegli ultimi 2 secoli a Firenze aveva appunto quintuplicato la quantità di adulti, che ai tempi di Dante si calcola fossero 30.000. Quindi erano circa 6.000 all'epoca di Cacciaguida. Ma dopo aver detto questo, Cacciaguida al verso 49 fa un chiarimento che inizia con un avversativo. Dice: ma, come dicendo, non credere che perché Firenze aveva meno abitanti si stava peggio o era meno ricca. Adesso dirà appunto il contrario, che Firenze stava molto meglio quando era piccola, proprio perché era abitata da meno persone. E cioè,
aggiungerà al suo discorso che occupa il canto quindicesimo sulla sobrietà, la pace, l'onestà di quella vita antica, appunto alla quantità ridotta degli abitanti. Quindi al verso 49 aggiunge: ma la cittadinanza, che è ormista di campi, di certalde, di feghine, pura vediesi nell'ultimo artista. Cioè, ma la cittadinanza, cioè quelli che erano cittadini alla mia epoca a Firenze, dice Cacciaguida, che ora è mescolata con queste tre popolazioni che all'epoca di Cacciaguida erano villaggi esterni, non erano dentro Firenze, ma che nel XII secolo invece furono annessi a Firenze. Nella mia epoca, dice Cacciaguida, si vedeva pura fino all'ultimo artigiano, cioè tutti quelli che vivevano dentro erano fiorentini di origine antica. E poi esclama, con una certa nostalgia che chiaramente riflette quella del Dante scrittore, al verso 52: o quanto fora meglio essere vicine quelle genti che io dico, cioè quanto sarebbe meglio avere quelle famiglie, quelle genti, no? Quelle popolazioni come vicine, cioè limitrofe. E al Galluzio e a Trespiano aver vostro confine, cioè avere nella via senese a sud, che è il Galluzio, e quella di nord, la via bolognese, avere il vostro confine, cioè continuare ad avere i limiti antichi della città, che averle dentro e sostenere lo puzzo del Villan da Guglion, di quel da Signa, che è già per barattare all'occhio aguzzo. Cioè, quanto sarebbe meglio avere ancora come vicine quelle popolazioni anziché avercele dentro e dover sostenere, cioè sopportare la puzza, il puzzo. Vedete che qua il discorso di Cacciaguida diventa quasi di tono infernale. E qui dà due esempi di due personaggi che hanno un particolare rilievo in mezzo a tutti i personaggi che vengono nominati allusi nel resto del canto. Il Villan di Aguglion era un politico che era venuto da fuori, Baldo d'Aguglione, che era passato da bianco a nero, quindi era un compagno di fazione di Dante, un guelfo bianco. Che era stato condannato come barattiere, vi ricordate i barattieri, li abbiamo visti nell'inferno, sono quei peccatori, quel caso particolare di frode che consiste diciamo, nel commerciare con i beni pubblici, quindi nella corruzione del potere pubblico, di cui è stato accusato lo stesso Dante, e perciò mandato in esilio. Ingiustamente, chiaramente, da quello che evince dalle proprie opere, e che aveva cambiato partito, questo qua, e nel 1311, cioè Dante era in esilio già da più di 10 anni, aveva redatto un documento di amnistia per i fuoriusciti, dal quale aveva escluso Dante stesso. Quindi evidentemente Dante, diciamo, lo disprezza particolarmente, mette in bocca di Cacciaguida questa disprezzante. Affermazione sul puzzo di questo qua, lui, uno che ha cambiato partito, Fazio Morubaldini. È che nel 1310, quindi 10 anni dopo questo incontro in paradiso, ma ovviamente il Dante scrittore sta scrivendo questo molto dopo, per cui conosce gli eventi futuri rispetto al suo viaggio, aveva chiesto questo Fazio qui, che viene disprezzato e di cui si dice che ha già l'occhio preparato per la baratteria. Aveva chiesto aiuto a Clemente V, a questo papa detestato da Dante, pure che trasferì la sede papale ad Avignon,
aiuto, insomma, contro le forze di Arrigo VII, cioè questo imperatore germanico di cui abbiamo parlato più volte, perché in lui sperava Dante come possibile unità imperiale. Allora, vedete che Cacciaguida, in questa risposta, che cioè, doveva essere un numero, cioè eravamo molti di meno, ma non credere che si stava peggio, anzi, avevamo come vicine popolazioni che oggi dobbiamo sopportare, e da questa considerazione generica passa ad insultare due, insomma, di questi che appartenevano a villaggi che all'epoca di Cacciaguida erano fuori da Firenze e che invece nell'epoca di Dante stavano già combinando le loro, diciamo, magagne dentro la città. E da questa osservazione di Cacciaguida, lui stesso risale, come hanno fatto tanti altri personaggi, alle cause ultime, cioè prime, di questo stato di corruzione della città. Al verso 58, se la gente che al mondo più traligna, cioè la curia romana, quella che meno segue la strada indicatagli da Dio, non fosse stata Cesare Noverca, ma come madre a suo figlio Benigna, cioè non si fosse comportata con l'impero nominato metonimicamente attraverso Cesare, come una matrigna, come una Noverca, ma si fosse comportata benigna come una madre con l'impero, tal fatto è fiorentino e cambia merca che si sarebbe volto a Sinifonti laddove andava l'avolo alla cerca. Cioè un tale, la cui identità non è stata, diciamo, identificata unanimemente, ma probabilmente un tale Lippo da Velluti, che era un mercante, insomma, che era stato insomma, sfratato dal suo feudo, un tale è diventato fiorentino, mercante, cioè cambia merca, che invece sarebbe tornato a Sinifonte, un contado in Val d'Elsa, cioè esterno a Firenze, che era un feudo ghibellino, cioè un feudo imperiale che era stato distrutto dai Guelfi, cioè sarebbe tornato là fuori anziché fare delle sue cose a Firenze, a Sinifonti, laddove il suo bisnonno, cioè il suo avolo, nonno, andava alla cerca. Su questa espressione ci sono diverse interpretazioni, secondo alcuni vuol dire che faceva la ronda come soldato, secondo altri vuol dire che faceva il giro vendendo la sua merce, diciamo, della campagna, secondo altri chiedendo elemosina. Ma al di là di quello che vuol dire andare alla cerca, che è quello che non sappiamo del tutto, l'importante qua è il ragionamento che sta facendo Cacciaguida, cioè se la Chiesa non avesse invaso con la sua ingerenza il potere terrenale dell'impero, l'impero sarebbe ancora tutto uno e questi personaggi, chiaramente negativi, anziché venire a Firenze a mercanteggiare, a rovinare una cittadinanza che viveva tranquilla e serena, si starebbero tranquilli nei feudi imperiali dove erano potuti stare tranquilli i loro nonni. Invece la miscela della città è dovuta alla distruzione dell'impero e questa è dovuta all'ingerenza della Chiesa. Questo è il ragionamento, vero? Che non è la prima volta sentiamo nella commedia. E poi continua ad enumerare le conseguenze di questo. Al verso 64, Sariasi Montemurlo ancor dei conti, cioè Montemurlo, un castello che era dei Conti Guidi, che poi è stato venduto al comune, sarebbe ancora di loro. Sariano i cerchi nel piover d'Acone, cioè i cerchi è una famiglia, quella cui facevano capo i Guelfi Bianchi, no? Commercianti, sarebbero ancora fuori da Firenze, in Val di Sieve, ad Acone.
e forse in Val di Grieve, i Bondelmonti, forse nel loro castello, i Bondelmonti, famiglia che poi tornerà alla fine del discorso perché protagonista del primo, diciamo, conflitto violento molto importante tra Guelfi e Ghibellini che finì con la pace di Firenze, che era caratteristica della Firenze di Cacciaguida. E dopo questa osservazione, insomma, sulla mescolanza che c'è a Firenze, nella Firenze attuale, che invece era pura quando era piccola ai suoi tempi, Cacciaguida passa a dare delle sentenze, cioè delle affermazioni che hanno una portata universale. Verso 67. Sempre la confusione delle persone, principio fu del mal della cittade, come del vostro il cibo che sapone. Cioè, sempre, non solo a Firenze, capita questo, dice Cacciaguida con una visione chiaramente conservatrice. La mescolanza delle persone provenienti da diversi ceti sociali, diverse educazioni, fu l'inizio del male della città, come, e questa è una veramente molto effettiva, molto efficace analogia, come in voi mangiare cibo che si aggiunge a cibo non ancora digerito. Cioè, così come in un corpo umano, mangiare troppo cose diverse quando non si è ancora digerito il primo causa un male, così nelle città l'alluvione di persone nuove. E da questo passa al verso 70 a dire due probabili proverbi, hanno tutto l'aspetto di esserlo, che hanno il significato che le cose grandi non sempre sono migliori e che le popolazioni grandi cadono più presto delle popolazioni piccole e che un popolo piccolo ma unito si può difendere meglio che un popolo grande che può avere anche dei conflitti intestini. E lo dice Cacciaguida in mezzo al quinto cielo con questa molto popolare dizione: e cieco toro più avaccio cade che cieco agnello, cioè un animale grande come un toro, quando è cieco, cioè quando non sa camminare rettamente, cade più velocemente di quanto non cada un agnello cieco. E molte voglie taglia più e meglio una che le cinque spade, cioè si difende meglio una città con una sola spada che non una che ne ha cinque. E non sembra casuale il numero perché appunto Cacciaguida ha detto poco prima che la popolazione di Firenze era un quinto nel suo tempo di quanto non lo sia ora. E al verso 73, visto che sta parlando della decadenza di Firenze, passa Cacciaguida a parlare di alcune città illustri che sono scomparse o decadute, per preparare il discorso alla quarta e ultima risposta alla domanda di Dante, che era quali erano le famiglie più importanti nel periodo di Cacciaguida. Siccome quello che sta per fare Cacciaguida e che è stato tanto criticato di questo canto sarà un'enumerazione di cognomi che sembrano quasi un elenco telefonico, che sono cognomi di famiglie che a Dante e ai suoi lettori suonavano come effettivamente cognomi famosi, ma di famiglie che non esistevano più. Cacciaguida sa che Dante e i suoi lettori si sorprenderanno che le famiglie più altolocate fossero quelle, perché ormai nel 1300 non esistono più o non hanno più potere. E quindi per preparare Dante a questa sorpresa, al verso 73, Cacciaguida dall'esempio di città che addirittura sono scomparse. Allora dice: se tu riguardi Luni or Visaglia, c'è cioè una città etrusca, un'altra romana,
come sono ite, ormai inesistenti, se ne sono andate, e come se ne vanno di retro ad esse chiusi e sinigaglia, altre due etrusche romane anche queste, udir come le schiatte si disfanno non ti parrà nuova cosa, né forte, poscia che le cittadi termine hanno. Cioè, se tu pensi a queste città antiche che sono scomparse o che sono state distrutte da, insomma, da saraceni o da alluvioni, non ti sembrerà una cosa difficile da capire, forte, udire come le schiatte, cioè le famiglie, si disfanno, visto che addirittura le città hanno termine. E chiaramente questo discorso sulle città in genere, in contiguità con un discorso su Firenze, è quasi una profezia sul fatto che un giorno neanche Firenze esisterà più. E al verso 79, un'altra sentenza molto importante, che riguarda, come dicevamo, anticipando a proposito delle osservazioni linguistiche, la generalità dei fatti umani. Le vostre cose tutte hanno lor morte, sì come voi, ma c'è la sin alcuna che dura molto e le vite son corte. Cioè tutte le cose umane, quando Cacciaguida dice vostre, include Dante nell'insieme degli umani vivi. Tutte le cose vostre umane hanno morte, cioè sono destinate a perire, così come voi. Ma in alcuni casi si cela questa fine, questa morte, perché sono cose che durano molto e le vite individuali sono corte, per cui possiamo avere l'illusione infondata che una cosa che dura più di quanto non duri la nostra breve vita sia destinata a durare per sempre. Ma è un'illusione. Tutto l'umano muore, ci mette più o meno, ma è sempre temporale, corruttibile. E aggiunge, per riprendere l'argomento di Firenze, al verso 82, è come il volger del ciel della luna cuopre e discuopre i liti senza posa, così fa di Fiorenza la fortuna. Cioè, così come il volgere del cielo della luna con le maree ciclicamente copre e discopre le coste senza smettere, così la fortuna fa con Firenze. Bellissima immagine del carattere ciclico con il quale Firenze cambia famiglie, persone, cicli di pace e di guerra in un modo inevitabile come sono le maree, ma giusto, perché se ricordate, la fortuna in Dante, a differenza di quanto non sia stata la fortuna per i classici e lo sarà ancora per gli umanisti, una dea pagana, capricciosa, cieca, che muove la ruota a casaccio, secondo ciò che è stato spiegato da Virgilio, e noi l'abbiamo letto nel settimo canto dell'Inferno, la fortuna in chiave cristiana è per Dante una ministra di Dio e quindi il suo alternare di momenti di gioia e momenti di tristezza sembra a noi mortali casuale, aleatorio, ma è infinitamente giusto perché è decisione di Dio, con l'obiettivo che noi guardiamo in alto, anziché afferrarci ai beni, appunto, dominati da questa ministra. E quindi al verso 85, leggiamo quest'ultima terzina e facciamo la pausa, Cacciaguida annuncia quello che risponderà alla domanda di Dante, cioè chi erano le famiglie, ma per annunciarlo dice, perché non de parer mirabil cosa ciò che io dirò degli alti fiorentini, onde la fama nel tempo nascosa. Cioè, perciò non deve sembrare una cosa sorprendente
quello che io dirò di chi erano gli alti fiorentini della mia epoca, di cui la fama nel tempo si è nascosta. Cioè, preparati, dice Cacciaguida Dante, e preparatevi voi lettori fiorentini o toscani del 300 a sentire nomi che erano i più famosi nella mia epoca e che per voi sono solo quello, nomi. Ora, dal verso 88 in poi, come avrete sentito durante la prima lettura, Cacciaguida comincia a fare, diciamo, un elenco di cognomi, di famiglie, sulle quali non c'è molto senso, a mio avviso, soffermarci troppo. Perché dico questo? Perché anche se noi dicessimo, cioè guardassimo, come voi chiaramente siete liberi di fare, la nota a piè di pagina su ogni cognome, avrete probabilmente delle notizie che dimenticherete 5 minuti dopo. L'importante, secondo me, è con una certa nostalgia cercare di immaginare l'effetto che questo elenco di nomi propri faceva, nei lettori di Dante, cioè, mentre noi abbiamo bisogno di note per sapere chi erano. Per i concittadini di Dante o comunque gli italiani dell'epoca, questi erano cognomi di personaggi di cui avevano sentito parlare nella tradizione, diciamo, orale, probabilmente ne conoscevano le case o i quartieri, qualche aneddoto che si era tramandato, quindi avevano spontaneamente una vicinanza a loro che noi non avremmo mai. L'importante per noi è capire dall'insieme di questi nomi, quale immagine emerge. Allora, al verso 88, riprendiamo, è sempre Cacciaguida che parla. Io vidi gli Ughi e vidi Catellini, Filippi, Greci, Ormanni, Alberichi, già nel calare illustri cittadini, cioè tutte famiglie che erano famose all'epoca di Cacciaguida e che stavano già calando, cioè scendendo. Diciamo, decadendo come famiglie. E al verso 91, e vidi così grandi come antichi, con quel della Sanella, quel dell'Arche, soldanieri, arringhi e bostichi, cioè insieme a questi altri illustri antichi che all'epoca di Dante non esistevano più come famiglie a Firenze. E adesso si riferisce a un quartiere, alla Porta San Pietro, sovra la porta che al presente carca di nova fellonia, di tanto peso che tosto fiaiattura della barca, cioè nel quartiere di Porta San Pietro, che adesso è occupata da guelfi, di nuova fellonia, di tanto peso, cioè così grave, che tra un po' romperà la barca, quindi arriverà, come sappiamo già dalle profezie che Dante ha ricevuto lungo il suo percorso nell'inferno e nel purgatorio, al sangue, come ha detto Ciacco, in quel posto c'erano, verso 97, erano i Ravignani, cioè famiglie nobili. Onde disceso il conte Guido, Guido Guerra, vi ricordate che Dante lo vede tra i sodomiti nel canto sedicesimo dell'Inferno e vuole abbracciarlo, solo che ha paura della pioggia di fuoco. Vi ricordate che Guido Guerra era, diciamo, uno dei personaggi di cui Dante aveva chiesto al primo fiorentino che ha trovato nel viaggio, cioè Ciacco, aveva chiesto dove sono Farinata, Guido Guerra, Jacopo Rusticucci, cioè personaggi di una generazione intermedia tra quella di Farinata, scusate, tra quella di Cacciaguida e quella propria, che per lui erano, come dice appunto in quel canto sesto, quelli che al buon operar posa gli ingegni, cioè quelli che dedicarono la loro intelligenza al bene comune, che poi
li trova nell'inferno, ma questo è un altro discorso, cioè per Dante è una generazione nobile, idealizzata, che infatti quando lui come pellegrino troverà dei suoi rappresentanti nell'inferno, dimostrerà moltissima stima nei confronti di loro. Allora, quello che sta dicendo è in questo quartiere che oggi è popolato dai nuovi ricchi, dai parvenu, c'erano le grandi famiglie nobili e il conte Guido, cioè Guido Guerra, e qualunque del nome dell'alto Bellincione a poscia preso, cioè tutti i discendenti del grande Bellincionberti, di cui vi ricordate lui stesso disse nel canto precedente che l'aveva visto vestito in un modo sobrio. Ora il verso 100 iniziano, diciamo, i nomi. Finora ha parlato di famiglie che erano importanti nel suo periodo e che erano già in decadenza oppure addirittura scomparse ai tempi di Dante. Ora comincia a parlare di famiglie importanti che cominciavano a crescere in quel momento, verso 100. Quel della Pressa sapeva già come reggersi vuole, quindi una famiglia ghibellina che cominciava ad occupare cariche di potere e aveva galligaio dorati in casa sua già l'Else e il Pome, cioè i galligai erano già cavalieri. Grand'era già la colonna del vaio, la famiglia Pigli, sacchetti, giochi, fifanti, barucci e galli. E quei Chiarossan per lo staio, i chiaramontesi che avevano subito una frode. Erano stati ingannati sulla qualità di sale, quindi arrossiscono oggi. Lo ceppo di che nacquero i Calfucci, cioè i Donati appunto, era già grande e già erano tratti alle curule, sizia riguci, le curuli sono le cariche pubbliche, stavano già ascendendo. E al verso 109. O quali io vidi, quei che son disfatti per loro superbia. Questi sono gli Uberti, appunto, di cui abbiamo conosciuto l'indimenticabile Farinata, che sono stati distrutti per la loro superbia a Montaperti. Vi ricordate che Farinata aveva domandato a Dante perché i fiorentini si ostinavano a punire i suoi discendenti, che effettivamente effettivamente nel 1300 erano ancora esclusi dalle cariche pubbliche, esiliati, e Dante aveva risposto che il ricordo di questa battaglia che aveva colorato l'Arno del colore del sangue faceva ancora essere reticenti i fiorentini nei confronti di questa famiglia. E al verso 110 ancora, e le palle dell'oro, cioè i Lamberti che avevano nello stemma della città appunto le palle d'oro, fiorian Fiorenze in tutti i suoi gran fatti, cominciavano già ad essere di importanza. Così facevano i padri di costoro che sempre che la vostra chiesa vacca si fanno grassi stando a consistoro. Qui si sta alludendo a due famiglie, i Visdomini, i Tonsigli, che quando non c'erano vescovi a Firenze li sostituivano e quindi, come dice qua, chiaramente in modo condannatorio, Cacciaguida, ingrassavano sedendosi nei banchetti della chiesa. Cioè doppia critica, no? A queste famiglie e chiaramente al consistore ecclesiastico che non dovrebbe far ingrassare, vero? Con ricchezza. Ora questi versi, questo verso 115 e quello che segue sono tra i più efficaci e stupendi del canto, si riferisce alla famiglia di Mari, ma questo ci importa poco. Guardate come viene caratterizzata l'oltrequotata schiatta che si indracca dietro a chi fugge e a chi mostra il dente over la borsa. Come Agnel si placa, già venia su, ma da picciola gente. Cioè, il predicato ci interessa un po' di meno. Sta dicendo che la famiglia di Mari, una famiglia importante, già stava crescendo, ma era nata da gente umile.
Ma guardate il soggetto invece, cioè l'oltracotata, oltracotata vuol dire superba, no? Cioè arrogante, schiatta, no? Stirpe, che si indraca dietro a chi fugge. Questo verbo indracarsi è un neologismo dantesco, una parola che inventa Dante sulla base della parola drago, che è il solito prefisso in, cioè che diventa drago. Ma chiaramente dire diventa drago, cioè, perde forza, no? Perché si indraca dall'idea proprio quasi di una metamorfosi di questa famiglia che diventa un essere, un mostro, no? Che lancia fuoco dietro a chi fugge. Guardate cioè, la prepotenza, diciamo, codarda di quello che diventa feroce.